Buongiorno a tutti voi. Bollettino consueto della situazione dal punto di vista generale, in particolare ovviamente nel nostro Polesine. Allora, sempre ovviamente legato alla situazione del coronavirus. Per quanto riguarda la situazione generale, il bollettino di stamane che ha dato la regione vede più di 4.000 casi positivi, quindi più di 4.000 situazioni di positività. Dal bollettino di ieri pomeriggio al bollettino di stamane abbiamo 280 nuovi casi di positività. Di questi 280 nuovi casi abbiamo il 29% che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale e 12 persone che hanno avuto bisogno di ricovero in terapia intensiva. Due parole su questi numeri. Allora, praticamente in Veneto il numero delle persone positive continua a crescere in una percentuale intorno al 10%. Come ho già detto qualche giorno fa, è un dato tutto sommato positivo perché in Lombardia si cresce del 20%, in Emilia del 15% quotidianamente, quindi è innegabile, è indubbio che in Veneto la crescita delle persone positive, la crescita del contagio è più rallentata rispetto alle altre realtà che ci circondano, soprattutto Lombardia ed Emilia, ma anche del Piemonte. Questo non significa che la situazione sia fortemente impegnativa. Possiamo usare tutte le similitudini di questo mondo, possiamo dire che siamo in piena emergenza, possiamo dire che il presidente Zaia ha detto siamo in situazione di guerra. È una situazione certamente impegnativa. Io ho usato la similitudine della marea, siamo in piena alta marea, dire quando toccherà proprio l'apice questa alta marea faccio fatica. Come ho già avuto modo di dire, un primo momento di verifica lo avremo a inizio primavera, domani è il 21, chissà che porti bene, e intorno al 21-22 perché potremmo fare una prima valutazione nei prossimi giorni relativamente all'efficacia delle misure di contenimento adottate con il DPCM, col decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 9 di marzo. Quindi, ripeto, siamo in piena emergenza a livello regionale, l'alta marea continua. Quello che mi dispiace, e poi tornerò su questo argomento, è vedere che qualcuno ancora probabilmente non l'ha capito che siamo in una situazione veramente impegnativa, ma poi ci ritorniamo anche su questo. Quindi il dato generale del Veneto per il momento tiene. Ho detto 12 nuovi ricoveri in terapia intensiva dal pomeriggio di ieri alla mattina di stamani, è un numero molto importante. Praticamente il Veneto entro domenica dovrebbe saturare tutti i posti letto di terapia intensiva previsti dalla programmazione, cioè quelli normali, e scatteranno ovviamente nell'ambito del piano di emergenza previsto dalla regione, scatterà l'uso dei posti letto di terapia intensiva aggiuntiva che, come ho già detto, per noi sono posizionati all'ospedale di Trecenta. Per quanto riguarda questo a livello generale, ripeto, siamo in piena emergenza, ma è stato adottato dalla Regione un piano di emergenza. Un piano di emergenza che certamente chiede dei sacrifici anche alle strutture sanitarie. La riduzione, in alcuni casi la chiusura di alcune attività ordinarie,
lo spostamento di personale da un'attività ad altre dedicate alla gestione dei pazienti affetti da coronavirus, l'individuazione di ospedali dedicati esclusivamente ai pazienti Covid positivi, come nel nostro caso, ripeto, 300, però a situazioni straordinarie dobbiamo rispondere con azioni straordinarie. Quindi quelle che è la normale quotidianità che vigeva fino a prima, oggi non è più applicabile anche nell'ambito sanitario. Ripeto, il piano per far fronte all'emergenza è pronto in tutte le ULS e anche qui nel Polesine. Per quanto riguarda la situazione locale, come dicevo prima, ecco, abbiamo il bollettino dei casi positivi di oggi. Una premessa: i riscontri di positività avuti stamattina si riferiscono a tamponi eseguiti il giorno 17. Perché? Perché ovviamente man mano che è cresciuta l'onda dell'infezione e sono quindi aumentati i casi positivi, sono aumentati di conseguenza i casi sospetti dei contatti e quindi è aumentato anche il numero dei tamponi che abbiamo eseguito. È indubbio che questo comporta una forte pressione a livello dei laboratori della regione. Nel nostro caso ci affidiamo al laboratorio di Padova, dell'ospedale di Padova, per la lettura dei tamponi eseguiti, ospedale di Padova sul quale gravitano, oltre alle nostre, tantissime anche richieste. Il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Padova lavora 24 ore su 24, hanno raddoppiato i turni, le persone presenti, ma ovviamente la macchina ne processa un certo numero all'ora. Quindi abbiamo questi tempi un po' più lunghi nella lettura dei tamponi. I tamponi, nel caso dei tamponi eseguiti il 17, oggi abbiamo avuto 7 riscontri positivi. Ricordo ancora una volta che i tamponi che noi eseguiamo hanno due percorsi, hanno due strade. I tamponi che eseguiamo per i casi sospetti, cioè le persone che hanno sintomatologia evidente e che pensiamo che siano persone ad alto rischio di positività, quindi i tamponi sui casi sospetti, che vengono individuati o dal servizio di igiene e sanità pubblica o dalle malattie infettive, quindi persone che sono a domicilio o ricoverate, quindi i tamponi sui casi sospetti, i tamponi che ci servono per proseguire la diagnosi, cioè le persone ricoverate per positività periodicamente ripetono il tampone. E quindi le persone, diciamo, alle quali facciamo il tampone, ad esempio adesso per entrare eventualmente in casa di riposo, comunque sì, i cosiddetti casi sospetti. Poi abbiamo la parte dei tamponi, diciamo, da eseguire per lo screening, quindi i tamponi che eseguiamo al personale sanitario, al personale delle aziende, al personale sanitario in generale, i tamponi che eseguiamo agli operatori delle case di riposo, e questi hanno un percorso, diciamo, separato, possiamo dire che è un'attività di screening. Ecco, per quanto riguarda i tamponi che hanno avuto il riscontro positivo, sono tamponi eseguiti su persone, su casi sospetti, sia ricoverati che a livello territoriale. Per quanto riguarda un po' più in dettaglio questi tamponi, adesso vi dico anche le situazioni, volevo fare un'altra considerazione di carattere generale. Ecco, l'andamento dei numeri quotidiani dei tamponi che risultano positivi, più che essere soggetto ad aspetti clinici, è soggetto anche, diciamo, a questi fattori che vi ho spiegato della capacità del laboratorio di leggere. Ovviamente i tamponi che dei casi sospetti hanno una via prioritaria, hanno una strada prioritaria
per quanto prioritaria sia, rispetto ai primi giorni, con i primi casi, e parliamo del lontano 22 di febbraio, che sembra un secolo fa, ecco, rispetto a quei primi giorni, ovviamente i tempi, come ho detto, sono diventati un po' più lunghi per la risposta. Però, se qualcuno di voi in questo momento sta facendo dentro di sé l'obiezione, ma allora, se voi fate il tampone il 17 e avete la risposta, l'avete eseguito il 17 al pomeriggio, alla tarda mattinata, al pomeriggio, gli invii sono fatti 3 volte al giorno, la mattina, il primo pomeriggio, il tardo pomeriggio, gli invii al laboratorio, ecco, ma se voi avete la risposta 2 giorni dopo, cosa succede in quei 2 giorni? Ho detto che sono i tamponi eseguiti sui casi sospetti. Il caso sospetto nel momento stesso in cui è tale, cioè in cui viene individuato come caso sospetto, viene immediatamente posto in isolamento oppure è ricoverato se ce n'era bisogno dal punto di vista della sintomatologia. Per cui una prima considerazione, anche se noi abbiamo la risposta, anche a distanza di 2 giorni non c'è nessun pericolo perché quella persona, cioè quei casi sospetti, sono già posti in isolamento dal momento stesso in cui li abbiamo individuato come tali, come caso sospetto. Bene, dicevo quindi che l'andamento numerico delle positività, più che ad aspetti, è legato agli aspetti clinici, perché come ho detto siamo nella fase di alta marea e ovviamente stiamo raccogliendo, ecco, tutto ciò che il virus ha seminato nei giorni scorsi. Quindi la base delle persone contagiate aumenta numericamente e quindi aumenta anche il numero dei casi riscontrati positivi. Ma è anche in parte legato come dire, a questi aspetti tecnici, insomma, che ho citato, per cui possiamo avere il giorno in cui abbiamo 20 riscontri positivi, il giorno come ieri in cui ne abbiamo avuti 3, oggi 8, insomma, ecco, non significa che la situazione è più grave o è più tranquilla, siamo nella fase di alta marea. E in questa rimaniamo. Per quanto riguarda le singole situazioni, oggi abbiamo 2 riscontri positivi in persone che erano ricoverate, persone ricoverate dal giorno 17, una persona che ricoverata il 17 è una persona del 1954. Una persona che era stata ricoverata il giorno 17, poi peggiorata, è stata intubata, è in terapia intensiva qui a Rovigo, oggi verrà trasferita alla terapia intensiva per i pazienti Covid a 300. È il terzo paziente che ricoveriamo in terapia intensiva a 300, quindi li stiamo utilizzando quei letti. Li stiamo utilizzando e vi rendete conto e capite quanto importanti siano quel gruppo di letti di terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid che abbiamo attivato a 300. Scusa perché scrolla tutto. E va bene, questo è uno. Il paziente è dell'Alto Polesine. È un paziente che è in condizioni gravi anche perché lui ha una multipatologia di fondo alquanto importante. Poi abbiamo un'altra situazione di un signore di Rovigo del 1965 che probabilmente ha contratto il virus nel Ferrarese. Lui lavora in una importante struttura logistica nel Ferrarese, probabilmente ha contratto lì l'infezione
iniziata la sintomatologia tra il 16 e il 17, si è rivolto alle strutture dell'ospedale e è stato ricoverato, riscontro di positività. Ripeto, soggetti, pazienti che erano già ricoverati dal giorno 17, dal momento in cui hanno iniziato a presentare una sintomatologia fortemente sospetta. Già nel bollettino di ieri, nel comunicato di ieri, avevo dato indicazione di un caso positivo di un signore di Rovigo, ricoverato del 1967, ricoverato in malattie infettive in condizione piuttosto impegnativa, ma l'avevo già annunciato nel comunicato stampa di ieri. Questo anche per dire questi tre casi particolarmente impegnativi dal punto di vista della sintomatologia, sia quello in terapia intensiva che gli altri due che sono tra malattie infettive e pneumologia, proprio per ribadire una cosa che ho detto anche nei giorni scorsi, vale a dire che si allarga la numerosità dei casi, ma abbiamo anche casi anche più impegnativi dal punto di vista clinico. Pur rimanendo il Veneto la regione che ha il più alto numero tra i soggetti positivi in isolamento domiciliare, la carta vincente del Veneto, cioè riuscire a individuarli rapidamente in modo da porli in isolamento domiciliare, il positivo e i suoi contatti, prima che le conseguenze possano peggiorare. Per quanto riguarda invece altre situazioni di positività riscontrate oggi, ecco, si tratta di altre 5 persone, tutte in isolamento domiciliare, casi sospetti a livello territoriale, che già dal 17 erano stati posti in isolamento domiciliare, fin da subito, quindi isolamento domiciliare, eseguito il tampone e oggi ne abbiamo avuto il riscontro. Si tratta di una donna dell'Alto Polesine. Questa lavora in una struttura sanitaria del Mantovano e probabilmente lì è una donna del 1974. Le età anagrafiche che vi dico ribadiscono sempre il concetto che l'infezione è appannaggio di tutti, non esistono persone anziane, solamente più esposte, praticamente siamo esposti tutti. Quindi dicevo, questa signora che lavora in una struttura sanitaria del Mantovano e probabilmente lì ha contratto l'infezione, è in isolamento domiciliare, le condizioni sono buone. Poi abbiamo un altro operatore sanitario che opera nell'ambito della nostra provincia, è venuto a contatto con un caso positivo che era balzato anche alla cronaca sui giornali, perché io avevo come dire, additato quel caso come un esempio di una persona che aveva zigzagato molto e qualcuno aveva polemizzato con me sui giornali. Ribadisco il concetto che quando anche la singola persona ha il sospetto di avere una situazione a rischio, la prima cosa che deve fare è porsi in autoisolamento, non andare a zigzagare e mettersi in contatto con le strutture sanitarie. Questo è l'esempio appunto di una positività legata al contatto con una persona che ha zigzagato un po' troppo prima di arrivare a noi. Poi abbiamo una persona di Adria del 1980,
che è venuta a contatto con un caso positivo del Veronese e ha ricevuto il contagio ed è quindi positiva. Poi abbiamo ancora un operatore sanitario, una donna del 1975 di Rovigo, la quale lavora in una struttura del Padovano e probabilmente ha contratto lì, in questa struttura del Padovano, ha contratto l'infezione. Infine abbiamo un'altra persona del 1985 del Medio Polesine, questa lavora in una importante ditta della zona. Ha avuto riscontro positivo del suo tampone oggi, però anche in questo caso che riprenderò poi anche più avanti, anche in questo caso la persona era stata posta in isolamento già dal 17 e insieme a lei altre persone che lavorano in quell'azienda e che erano venute a contatto con un caso positivo, nel senso cioè che quella azienda, dopo aver avuto il riscontro del primo caso positivo, è stata bonificata dal punto di vista del rischio di contagio interno, nel senso che tutte le persone che erano venute a contatto con la prima persona positiva sono state poste immediatamente in isolamento. E questo caso positivo lavorava assieme alla prima persona risultata positiva, è stata posta in isolamento immediatamente, come dicevo, già dai giorni scorsi, ha eseguito il tampone per comparsa di sintomatologia ed è risultata positiva. Quindi il bilancio di oggi, dove, ripeto, il dato numerico ha importanza fino a un certo punto, è quindi di 7 riscontri positivi, ma me ne attendo per domani, per dopodomani e successivamente. Come ho detto, siamo pienamente nella fase di alta marea, siamo pienamente nella fase dell'alta marea, quindi riscontri positivi ne avremo ancora, siamo in quella fase in cui, ripeto, quello che è fondamentale è evitare il contatto tra persone perché il contatto aumenta il rischio di contagio. Quando prima ho detto che forse qualcuno non ha ancora preso piena coscienza della situazione di forte impatto che stiamo vivendo anche nell'Alto Polesine, magari perché stiamo vivendo nel Polesine, magari perché appunto nella nostra provincia i numeri non sono gli stessi, ad esempio di Verona, dove il problema sta esplodendo, i numeri di Padova, i numeri del Trevigiano, il Bellunese stesso. Però, ripeto, questo non significa che il rischio sia minore da noi. Oramai, come ho già detto, il criterio territoriale è un po' saltato, cioè il criterio del focolaio è saltato, il virus praticamente è presente ovunque e il contatto tra una persona e l'altra ne favorisce la sua trasmissione da una persona all'altra. Quindi l'indicazione al rispetto assoluto delle regole di prudenza e di evitare le uscite inutili è assolutamente fondamentale. E poi vi cito anche qualche esempio che dimostra che sostanzia quello che ho detto, che qualcuno non ne ha piena coscienza. Non lo dico a caso, non lo dico così, non lo butto lì tanto per dire. Adesso vi dimostrerò perché ho detto, perché ho usato questa frase. Allora, vi cito 2 esempi. Persone che ieri sono andate in pronto soccorso, persone che sono in isolamento domiciliare. Si sono recate in pronto soccorso
senza avere loro la mascherina, pur sapendo di essere soggetti a rischio. Perché se uno è in isolamento domiciliare, vuol dire che è un soggetto a rischio, vuol dire che è in isolamento domiciliare perché è positivo oppure perché è un soggetto a rischio e quindi deve rimanere in isolamento. Ecco, quindi persone, un paio di persone che sono andate in pronto soccorso, si sono recate al pronto soccorso senza la mascherina, e l'uso della mascherina in questo caso valeva per proteggere gli altri, nel senso che la mascherina chirurgica protegge gli altri, nel senso che la mascherina filtra in uscita. I nostri operatori sanitari, quelli che lavorano in rianimazione, che lavorano in malattie infettive, usano una mascherina che filtra in uscita e in entrata. La mascherina chirurgica serve a proteggere le altre persone dalla persona potenzialmente contagiante, va bene. È andata senza la mascherina, senza dire che la mattina aveva fatto il tampone, quindi era un soggetto ad alto rischio, quindi senza dire che aveva fatto il tampone. Per fortuna, grazie anche al database delle persone poste in isolamento che abbiamo, è stata intercettata, ma questo è un comportamento sconsiderato. Allora, questa persona, a seconda anche degli esiti del suo tampone, prima di tutto pensiamo a curarla, dopodiché più avanti penserò anche a querelarla, a denunciarla. Per quanto riguarda anche, abbiamo un altro esempio. Una persona che nell'ambito della ricostruzione dei contatti, quindi avevamo un caso positivo, abbiamo fatto la ricostruzione dei contatti, c'era un signore, ma cito questo, che era da porre in isolamento domiciliare, l'abbiamo contattato la famiglia, la signora, la moglie ci ha risposto: mio marito non è in casa perché è andato a farsi un giretto. Cioè, quando noi diciamo a una persona che deve stare in isolamento, lo deve rispettare nella maniera più assoluta. E quando noi diciamo alle persone che non sono poste in isolamento, dovete rimanere a casa perché è la forma di prevenzione più importante per ridurre il contagio da coronavirus, tanto più è importante per le persone poste in isolamento che lo rispettino nella maniera più assoluta. Noi facciamo i nostri controlli 2-3 volte al giorno, ma mi auguro di non avere più una risposta come quella che vi ho citato prima: è andato a fare un giretto, va bene. Il lavoro che stiamo facendo è notevole, il lavoro di ricostruzione dei contatti con le persone positive, ovviamente man mano che aumentano le persone positive aumenta anche questo lavoro. Stiamo rinforzando il gruppo delle persone dedicate a questo, perché come è fondamentale l'impegno di ognuno di noi nel restarsene a casa, altrettanto importante è individuare il più rapidamente possibile le persone da porre in isolamento. Io non sto dicendo che le persone sono irresponsabili, assolutamente, a parte qualcuna che veramente non ha. Nel caso che vi ho citato prima del pronto soccorso, sinceramente sì, vi dico che è stata una persona completamente irresponsabile perché, ripeto, sapeva di essere stata posta in isolamento, aveva eseguito il tampone la mattina, si è recata al pronto soccorso senza avvisare il proprio medico e senza dire che era una persona a rischio. Questo vuol dire mettere a repentaglio le persone che incontra, per carità, nelle nostre strutture lavorano con i dispositivi di protezione individuale, ma quella persona, finché è stata per strada, è andata con la sua macchina, d'accordo, ma se magari incontrava qualcun altro poteva porre a rischio anche queste altre persone.
Cos'altro vi posso dire? Che se voi state, se noi, non voi, io per primo, quando non sto a casa sono qui dentro o nel mio ufficio o vado in ospedale mantenendo tutte le precauzioni, non solo per me, soprattutto anche per gli altri. Quindi se noi rimaniamo a casa riduciamo del 50% il rischio del contagio. Ecco, io vi do questo messaggio, poi è il 49 o il 51 per carità, ma se noi rimaniamo a casa riduciamo il 50% il rischio del contagio. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei tamponi, ne ho già parlato prima, ho detto che vi sono questi due percorsi, quello legato ai casi sospetti, ovviamente, che è quello più importante, e l'attività, diciamo, di screening. Ci sono state sul tema dei tamponi anche delle polemiche di carattere politico. Personalmente credo che in questa fase emergenziale di grande impegno, di grande impatto, forse coloro che hanno ruoli importanti più che da politici devono comportarsi da amministratori, cioè non da politici nel senso di fare le discussioni, le bagarre politiche per dire ho più ragione io o l'altro, bisogna comportarsi da amministratori e dire cosa è utile fare per migliorare o per dare una mano in questa situazione. Dicevo, ci sono state delle polemiche riguardo alla campagna di esecuzione dei tamponi in maniera estensiva che ha lanciato il presidente Zaia. Beh, io posso dire solo questo: dal punto di vista del metodo, la campagna estensiva dei tamponi è giustissima. È il primo modo che abbiamo per intercettare le persone positive, quindi curarle, metterle in isolamento e creare tutta la rete dei loro contatti e metterli in isolamento. Quindi quante più persone riusciamo a intercettare, tanto meglio, diciamo, tanto maggiore è il livello di protezione dell'intera collettività che riusciamo a mettere in atto. Dal punto di vista del merito, come ho già detto, effettivamente i laboratori hanno alcuni problemi perché le richieste sono molte. Vi dico questo, ovviamente i nostri laboratori sono stati, diciamo, erano tarati su una situazione di pace. Noi oggi ci troviamo in una situazione di guerra, per cui si stanno attrezzando rapidamente per aumentare la capacità di diagnosi dal punto di vista del numero dei campioni. Come ho già detto prima, Padova, ma non solo Padova, gli altri laboratori lavorano H24 ininterrottamente. Per quanto riguarda Rovigo, forse già questo sabato saremo in grado, riconvertendo una delle nostre macchine, una macchina che abbiamo a 300, potremmo essere in grado di avere un po' di, come dire, di autarchia, cioè la capacità di fare un certo numero di diagnosi dei tamponi, di lettura dei tamponi in casa. Perché non l'abbiamo fatto, ho detto sabato e perché non prima? Perché si trattava di appunto aggiornare questa macchina e servivano dei pezzi che dovrebbero arrivare tra venerdì sera o sabato mattina. Forse da lunedì prossimo saremo in grado nel laboratorio di microbiologia di Rovigo, dell'ospedale di Rovigo, di incominciare a processare autonomamente un certo numero di campioni perché delle macchine per la lettura dei tamponi che la Regione del Veneto ha acquistato stanno arrivando proprio in questi giorni, tra oggi e domani, e dovrebbero essere distribuite una in ogni ospedale che non ce l'ha. Quindi dalla settimana prossima dovremmo essere anche in grado di avere una capacità di fuoco dal punto di vista della lettura dei campioni maggiori. Ma ripeto, per quanto riguarda la campagna
dell'attività di esecuzione dei campioni in maniera anche più estensiva di prima è assolutamente corretto. È assolutamente corretto. Io non avrei molto altro da aggiungere, sono già arrivate alcune domande anche da parte dei giornalisti, però alcune riguardano anche aspetti di carattere generale, per cui la do così come informazione di carattere generale. Relativamente a una importante azienda della zona, poi a chi ha posto la domanda sarò anche più dettagliato nei nomi e cognomi, ma per quanto riguarda così questa considerazione generale, si tratta di una grossa ditta del territorio. Siamo in presenza di un focolaio in questa grossa ditta. Assolutamente no, l'ho già spiegato prima portando l'esempio di quella persona che lavora in un'azienda. Quando noi dentro un'azienda individuiamo un caso positivo, facciamo la ricostruzione dei contatti, quelle persone, quei dipendenti che sono venuti a contatto con la persona positiva, li tiriamo tutti fuori dall'azienda. Quando prima dicevo facciamo una bonificazione dell'azienda, che non è la sanificazione, poi viene fatta anche quella da parte dell'azienda stessa. Quindi quando facciamo la bonifica dell'azienda intendo che tiriamo fuori tutti i casi potenzialmente a rischio e li mettiamo in isolamento. Se poi nell'ambito di queste persone poste in isolamento abbiamo il riscontro di altri casi positivi, non c'è nessun problema per l'azienda, perché queste persone erano già state poste in isolamento da subito. C'è una domanda che dice se l'ULS 5 denuncerà chi va al pronto soccorso omettendo di essere in isolamento. L'ho già detto prima, certamente che lo farò, certo che lo farò, ma non è questione di essere così, di voler fare il cattivo. È questione che ci sono delle regole che è fondamentale che vadano rispettate. Quindi queste persone, soprattutto quelli che sanno di essere un soggetto a rischio o addirittura ad alto rischio, avendo fatto il tampone la mattina stessa, non possono comportarsi in questa maniera. In questo caso il livello di tolleranza sarà zero e certamente le denuncerò. Prima le curiamo se hanno bisogno, poi le denuncerò. Per quanto riguarda attività di sanificazione delle ambulanze dove viaggiano dei soggetti a rischio o positivi, è chiaro che ogni volta che il viaggio viene fatto con il personale che ha i dispositivi di protezione, dopodiché l'ambulanza viene sanificata. Per quanto riguarda, sempre sul tema dei tamponi, per quanto riguarda il personale sanitario, come ho già detto ieri, tutti quelli che hanno eseguito il tampone di screening, diciamo, fino ad ora sono risultati negativi e proseguiremo ovviamente questa attività, andandola ad incrementare numericamente non appena o il laboratorio di Padova o noi saremo in grado di aumentare i numeri di processazione. Direi che ho detto tutto e ribadisco l'invito, che non è un invito, guardate, veramente ribadisco una norma di sicurezza per tutti. È una norma sanitaria, non è una norma comportamentale, è una norma sanitaria, è una medicina da prendere tutti. In questo caso è il vaccino, e l'unico vaccino che abbiamo a disposizione oggi contro il coronavirus è di rimanere a casa nostra ed evitare i contatti. Buona giornata.